C'è un posto anche per te. Buongiorno a tutti, benvenuti ai nostri ospiti, alle nostre ospiti, ma in primo luogo benvenuti e bentornati nel caso di alcuni nostri diplomandi. Abbiamo scelto un formato diverso per questa cerimonia, pur mantenendo un po' di solennità, come si vede dalla mia bardatura. Abbiamo scelto un formato meno formale per quest'anno. Siamo solo noi, allievi, docenti, amici e genitori, parenti degli allievi. Non abbiamo voluto invitare stampa, autorità e quant'altro, cosa che normalmente facciamo, ma abbiamo scelto di non farlo proprio per poter parlare più liberamente tra noi, proprio perché questo sia un momento anche per capire e analizzare la situazione all'interno della scuola. In annate diverse voi siete stati ammessi alla scuola, vi abbiamo preso in Italia da vari luoghi, verde in questa presentazione lettere, chissà che non sia simbolico, blu e scienze, e vi abbiamo deportati a Pisa. A Pisa siete rimasti un certo numero di anni, variabile, ripeto, in un percorso di studi che ripercorreremo velocemente insieme per qualche minuto. Siete stati selezionati tra un numero molto alto di persone. Come sapete, la percentuale di ammissione alla scuola è approssimativamente del 5%. Voi potete calcolare l'anno a partire dal 2006, più o meno siete entrati, e calcolare la vostra percentuale di quel particolare anno. Da 1000, quindi, siamo arrivati a una cinquantina di ammessi. Non tutti hanno completato il loro percorso, alcuni per scelta, perlomeno in un caso, dopo la laurea triennale, uno di voi, che peraltro non è qui in questo momento naturalmente, ha scelto di completare i suoi studi all'École Normale a Parigi. In qualche altro caso non è stata una scelta, ma è stato il non soddisfacimento di alcuni degli obblighi didattici, o interni o esterni alla scuola. Questo è fisiologico, deve succedere, può succedere. Non è stato tutto fisiologico durante gli anni di alcuni di voi, c'è stata qualche fluttuazione percentuale che riteniamo non fisiologica e speriamo che non si ripeta più. In una particolare annata abbiamo avuto un numero di perdite di posto eccessive rispetto a quello che riteniamo fisiologico. Però voi avete completato questo percorso, siete qui, noi ne siamo contenti, il vostro essere qui giustifica 5 anni di lavoro nostro, 5 anni di vita della scuola, nel caso di quelli di voi che sono stati qui per 5 anni, e quindi per noi è un risultato molto importante. Sono stati 5 anni speciali, la scuola è cambiata in questi anni, lo sapete che è cambiato il suo modello di funzionamento. Abbiamo scelto un diverso modello di operazione, abbiamo esplicitato alcune scelte scientifiche con un piano di sviluppo che abbiamo reso noto, abbiamo cambiato le modalità della docenza, vedete è calato significativamente il numero dei docenti di ruolo, questo è un dato che ho mostrato lo scorso anno, all'inaugurazione dello scorso anno accademico, la curva blu mostra i docenti di ruolo alla scuola, la curva rossa i docenti non di ruolo ma che operano alla scuola con i diversi strumenti che sono permessi dalla legge. Abbiamo scelto di ridurre lo staff permanente, quest'anno come voi sapete la curva blu risale, con due chiamate di prima fascia, quindi non intendiamo scendere ulteriormente, ma la crescita della curva rossa è molto importante perché dà alla scuola più flessibilità, ci dà la possibilità di
cambiare l'offerta didattica, accordare l'offerta didattica a seconda delle scelte scientifiche più opportune del momento. Questo è un passaggio importante nel quale i docenti della scuola credono molto e crediamo, speriamo anche gli allievi condividano questa nostra scelta. Questa scelta ha un'ipotesi sullo sfondo che è un'integrazione efficace con la didattica dell'Università di Pisa, la nostra università di riferimento. Non siamo soddisfatti di questo tipo, del livello di questa integrazione in questo momento. Dobbiamo lavorare in questo senso, non lo possiamo fare da soli, dobbiamo farlo naturalmente insieme ai colleghi dell'università, dobbiamo evitare ripetizioni e dobbiamo soprattutto ottimizzare il complesso dell'offerta che vi vogliamo dare. Il nostro obiettivo è quello di garantire a voi una solida preparazione di base, ma aggiungere quegli extra, quegli stimoli in più che sono il segno distintivo della scuola, attraverso docenze e insegnamenti, ma anche attraverso altri stimoli culturali. Questa è una trasparenza che ho mostrato all'inaugurazione dell'anno accademico attuale, qualche mese fa, in cui vedete l'insieme delle offerte di scambio che la scuola dà ai propri allievi. Tutti i punti che vedete su questa mappa, forse voi non li vedete, però li conoscete, quindi, sono i punti dove stanno atenei in cui è possibile per i nostri allievi passare dei periodi di studio. Alcuni di voi hanno utilizzato questi periodi anche durante il corso ordinario, intendo, del quale stiamo parlando ora. Questo è molto più diffuso durante il corso di perfezionamento. E qui vedete dove siete andati in questo periodo, durante i vostri anni di corso ordinario. L'École Normale, naturalmente, a Parigi e Lione, ma anche Leeds, Tübingen, Salamanca, Saarbrücken, tutti i luoghi che vedete, con il solito codice dei colori, verde e dove sono andati, dove siete andati, parlo dei letterati, blu, gli allievi della classe di scienze. Questo è parte integrante di quello che noi riteniamo debba essere il percorso che gli allievi della scuola normale seguono, conoscere altre realtà, frequentandole, allargare il proprio orizzonte. Simmetricamente, sapete, la scuola ha in corso uno sforzo molto importante per aumentare la componente di allievi che non sono italiani. Questo vale naturalmente soprattutto per la fase del perfezionamento, la fase post laurea. Qui abbiamo il 30% di domande che vengono dall'estero, addirittura il 50% per quanto riguarda la classe di scienze. Non trovate gli stessi numeri nella missione, però, perché non troviamo la stessa qualità in media degli allievi italiani e degli allievi non italiani nel fare domanda. Questo qualcosa vuole dire, e dobbiamo capire due cose, secondo me, vuole dire. Primo, che il sistema paese non è attrattivo, e su questo ritorneremo. Secondo, che la scuola normale deve fare qualcosa per spiegare meglio all'esterno che siamo un posto speciale. Oltre a questi due pilastri, la didattica, di cui abbiamo parlato velocemente, gli scambi internazionali, avete avuto altre opportunità che molti di voi hanno saputo utilizzare bene. Parlo delle altre offerte dal punto di vista culturale che la scuola vi dà. La musica, come parte del nostro programma formativo, in tempi più recenti anche l'arte, spero che avrete occasione di visitare la mostra di arte contemporanea che c'è in questo momento alla scuola. Vi dicevo, anni, quelli vostri qui alla scuola, in cui sono successe diverse cose. La scuola ha compiuto 200 anni, è stata fondata, come sapete, il 18 ottobre 1810 e quindi ha compiuto 200 anni molto recentemente, anni in cui è cambiato un direttore, ne avete visti due.
Anni in cui sono state fatte diverse azioni anche strutturali sulla scuola. La scuola è abbastanza diffusa in città, qualcuno di voi questo l'ha visto, anche questo è stato mostrato in una cerimonia di inaugurazione. Questi sono i luoghi in cui la scuola è presente nella città di Pisa, a parte Piazza dei Cavalieri che conoscete bene, la zona dove siamo ora, c'è il timpano, dove è passato velocissimamente quel cerchio, il timpano che è un collegio che attualmente è in ristrutturazione e dovrebbe essere consegnato per la fine di quest'anno e riportare la nostra capienza collegiale a livelli più fisiologici. Durante questi anni abbiamo inaugurato una nuova sede, che in realtà è una sede antica, perché è la sede storica della scuola normale, quella dove Napoleone installò la scuola, quindi l'ex convento di San Silvestro, questa struttura che vedete proiettata, molto grande, dove siamo ritornati. Ci sono anche aspetti, strutture belle come questo scalone, ma è in realtà una struttura dove abbiamo installato dei laboratori molto moderni e altri laboratori moderni installeremo molto presto. Tornando a noi, ovvero alla Piazza dei Cavalieri, quello che è successo, lo sapete, un dato molto importante: oltre ai palazzi storici dove siamo, ora siamo al Palazzo della Carovana, da molto tempo occupiamo anche il Palazzo della Gherardesca, Castelletto e Capitano. La novità di questi anni è stato che ci siamo espansi sul Palazzo della Canonica, il palazzo qui davanti, dove presto inizieremo dei lavori di ristrutturazione, dove abbiamo laboratori di lettere e dove si espanderà in maniera importante la nostra biblioteca. C'è chiaramente ancora qualche dettaglio non colorato, ci stiamo lavorando. Vi prego di non puntare sul dettaglio non colorato a destra del dettaglio rosso, perché quella è una chiesa e non abbiamo queste ambizioni, almeno per il momento, non durante questa direzione. Durante questi anni, anche a livello della nazione, sono successe varie cose. Abbiamo provato un ministro di sinistra, un ministro di destra, un ministro tecnico. Lascio a voi i commenti, non sappiamo più cosa provare. Nonostante questo scenario, la scuola però è cresciuta a livello internazionale. Devo sempre premettere che vi chiedo di prendere con le molle quello che vi sto dicendo, perché, da adesso in poi intendo, perché tutte le classifiche, tutti i rating hanno il valore che hanno, bisogna capire cosa c'è dietro, bisogna sempre dare il peso giusto a diversi schemi di valutazione. Ma durante questi anni, vi dicevo, la scuola è passata da essere nel top 10 di una classifica internazionale molto prestigiosa, che è quella dell'Università di Shanghai, che utilizza una serie di parametri che vanno sostanzialmente a premiare l'eccellenza e non il valor medio. E quindi su questo noi abbiamo un buon risultato, eravamo nel top 10 del 2011 assieme agli atenei che vedete indicati. Nel 2012 siamo passati nel top 5 e siamo il primo ateneo d'Europa. Questo è un risultato che ci fa piacere. Spero vi spenderete bene questo dato nel vostro curriculum. Dovremmo essere un po' più in su. Parlo guardando i criteri che vengono utilizzati all'Università di Shanghai. Ma siamo penalizzati dal fatto che uno dei parametri, che è premi Nobel tra gli allievi, per noi vale zero, perché i nostri allievi vengono contati sull'Università di Pisa. Quindi vi raccomando, quando prenderete il vostro premio Nobel, scrivete scuola normale sul sito. Essendo voi viventi lo potete fare, non possiamo chiederlo a Fermi di cambiare sul sito. Quindi cercate di sbrigarvi, perché queste classifiche ci interessano. Avete completato quindi gli studi e avete conseguito, state per conseguire il diploma di licenza. Dove siete andati? Voi lo sapete, ma non avete forse il quadro generale. Su 58
Abbiamo informazioni in questo momento su 56, 52 stanno proseguendo i loro studi con un dottorato in Italia o all'estero. Quei puntini sono dove state completando i vostri studi in questo momento. Mi fa piacere dire che una buona parte di voi sta all'interno di quei pallini del top 10 o del top 5 che dicevo prima, quindi vuol dire che l'avete speso bene questo titolo anche secondo questa classifica. Columbia, University, Stanford, Cambridge, Harvard, l'ETH, Zurigo, EPFL, credo Losanna, penso sia quella la sede dove c'è un allievo, l'Università di Toronto, Kiel, la Sorbonne, l'École pratique des études in un altro caso. Altri di voi hanno continuato i loro studi sempre con un PhD in Italia, l'Università di Padova, Pisa, Siena, Trento e Bologna. Due lavorano, uno alla Novartis e uno alla Rizzoli. Uno di voi frequenta una scuola di giornalismo. Una distribuzione abbastanza vasta. Noi di norma ci aspettiamo che voi continuiate gli studi, ma siamo felicissimi se scegliete la strada di mettervi subito in gioco nel mondo del lavoro. Se con voi posso dire di essere soddisfatto come attuale direttore della scuola, perché vi vedo in luoghi tutti di alto livello, tutti di prestigio. Assieme a voi voglio fare una riflessione sul dopo. Io penso sia bene, sia fisiologico e sono contento che alcuni di voi siano in questo momento in un altro continente o in altri paesi per scelta. Voglio sperare che possiate continuare a essere nel luogo che scegliete, che in qualche caso potrebbe, spero, possa essere, spero sia, l'Italia. Non è un momento facile. L'avete sentito dire che siete di una generazione sfortunata, che siete quella fascia di età che dicevano la stessa cosa a me incidentalmente, veramente esattamente le stesse parole, era una generazione sfortunata che in generale. Quindi non necessariamente dovete credere e avere una valutazione negativa sulle vostre prospettive. Sicuramente è una fase difficile, ma quello che potete ritenere si applichi a voi è che voi non fate parte della media, quindi quello che riguarda la media non necessariamente si applica a voi, anzi se il sistema funziona non si applicherà a voi e quindi io spero e sono fiducioso che potrete esercitare quel diritto di scelta di cui abbiamo parlato per quanto riguarda il vostro futuro. Oggi abbiamo previsto un paio di presentazioni di allievi, ex allievi, in particolare uno per la classe di scienze e uno per la classe di lettere, perché parlino a nome di tutti, anche se immagino in gran parte a titolo anche personale, direte voi quanto siete stati delegati a dire o a non dire, non voglio darvi responsabilità che non volete avere, oltre a queste due presentazioni avremo anche una presentazione di un altro ex allievo, un po' più senior, che è il presidente dell'associazione normalisti, l'associazione degli ex allievi, che è Umberto Sampieri. Ma darei subito la parola ad Andrea Marini e poi Emilio Rosamiglia. Prego. Sa. Illustri professori, carissimi allievi, graditi ospiti, non vi tiederò con un discorso su quanto sia incrostata ed egoista la politica italiana, su quanto vengano quotidianamente svalutati in questo paese la ricerca, la cultura e il sapere scientifico, né su quanto questo degrado si rifletta nella realtà della formazione universitaria. Leggiamo tutti, ogni giorno, le notizie sulle umiliazioni subite dal mondo dell'istruzione e della ricerca. In questa occasione, invece, vorrei soffermarmi sulla scuola e sulla sua missione, analizzandone i punti di forza e quelli di debolezza,
con l'occhio critico di chi ha trascorso 5 anni tra questi luoghi, scegliendo poi di far fruttare altrove il cospicuo bagaglio di conoscenze ed esperienze accumulato qui a Pisa. L'auspicio, ovviamente, è che queste riflessioni possano rappresentare un punto di partenza per migliorare la normale di domani. Fino ad oggi la scuola normale è sempre stata un centro di promozione della cultura in tutto il panorama nazionale, attraverso la realizzazione di importanti iniziative di pubblico rilievo e la sistematica formazione di giovani di talento, gli allievi, con un metodo volto allo sviluppo di quello spirito critico, caratteristico tanto delle lettere quanto delle scienze, sebbene con sfaccettature diverse, che oggi più che mai è richiesto in una società vittima di sterili perbenismi e vuota demagogia. Il mio augurio è che la normale possa conservare i suoi alti valori nonostante le quotidiane difficoltà, le quali anzi devono essere affrontate e superate a testa alta, anche facendo risuonare nella società l'autorevole voce della scuola. Per questo motivo è essenziale che la scuola non smetta mai di considerare i propri allievi come una risorsa, la più importante risorsa a sua disposizione. Questo deve essere prioritario sia durante il corso di studi e la permanenza a Pisa degli allievi, sia dopo la conclusione di questo percorso comune. Per sua natura, infatti, la scuola ha il privilegio di consentire legami e connessioni tra persone speciali, talvolta uniche. Un privilegio che non può essere sprecato per effetto della demotivazione che negli ultimi anni serpeggia tra gli allievi, soprattutto nella classe di scienze, a causa di un progressivo irrigidimento del processo di formazione a semplice soddisfacimento degli obblighi didattici. Una continua spinta dello spirito di iniziativa personale e l'introduzione precoce al mondo della ricerca, che da sempre sono stati pilastri del peculiare metodo della normale, devono continuare ad assicurare quel valore aggiunto nella formazione degli allievi, anche nella classe di scienze, aspetto questo che ha sempre rappresentato motivo di vanto per la scuola in tutte quelle istituzioni italiane ed internazionali che hanno accolto tra i propri ranghi giovani laureati formati alla normale. Anche per questo motivo una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta nell'intensificazione dei rapporti con istituti di ricerca e aziende del tessuto accademico ed economico locale e globale, con possibilità di internship, stage formativi, tirocini che da una parte contribuiscono ad una formazione completa e versatile degli allievi, dall'altra garantiscono una maggiore visibilità e promozione nel sistema universitario produttivo delle competenze degli allievi e di tutta l'attività di formazione e ricerca presente alla scuola. Continuando la riflessione sulle peculiarità del metodo della normale, vorrei soffermarmi su un aspetto fondativo della nostra istituzione, la vita collegiale. Il continuo confronto tra allievi motivati e di talento, con interessi disciplinari eterogenei e d'età differenti, provenienti da realtà geografiche, sociali e culturali assai variegate, realizza quella fucina dinamica di idee, aspetto fondamentale nella formazione e nella vita di ogni normalista. Questo aspetto, unito alla possibilità di confrontarsi quotidianamente con i perfezionandi, i ricercatori e i professori della scuola, anche e soprattutto in contesti informali, è unanimemente riconosciuto come straordinario punto di forza della scuola. Il continuo confronto tra gli allievi motivati e di talento con interessi disciplinari eterogenei ed età differenti provenienti da realtà geografiche e sociali assai variegate realizza quella fucina di uniche di idee, aspetto fondamentale nella formazione di ogni normalista. Questo aspetto, unito alla possibilità di confrontarsi quotidianamente con i perfezionandi, i ricercatori e i professori della scuola, anche e soprattutto in contesti informali, non è in mente riconosciuto come straordinario punto di forza della normale, offrendo la possibilità di un arricchimento personale e professionale per tutte le persone coinvolte. Questa opportunità, a mio avviso, deve essere tutelata e mantenuta negli anni futuri. Al contrario, un punto debole, particolarmente sentito durante il corso ordinario e sul quale quindi bisognerebbe intervenire con la massima tempestività ed efficacia, riguarda la relazione della normale con l'Università di Pisa.
Troppo frequentemente vengono infatti programmati insegnamenti alla scuola relativi ad argomenti già trattati parzialmente o totalmente nei corsi dell'università. La proposta di ottimizzare il tempo richiesto agli allievi, soprattutto nei primi anni, per la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami, evitando in particolar modo inutili ripetizioni e cercando di alleggerire il carico di lavoro, va anche nella direzione di prevenire quel processo di demotivazione a cui facevo riferimento poco fa. Spetta ovviamente alla classe di scienze e alla scuola intera avviare una discussione per trovare le modalità più opportune per risolvere questa situazione. In aggiunta, anche per evitare il ripetersi di episodi spiacevoli, come quello degli esami generali, che hanno segnato una amara ferita nel percorso di studi degli allievi della classe di scienze che, oggi insieme a me, ricevono il diploma di licenza, auspico un maggiore adeguamento a valori di trasparenza e chiarezza che dovrebbero essere alla base di ogni decisione, soprattutto per quello che riguarda il percorso degli allievi. Prima di concludere, vorrei fare alcune considerazioni sulle motivazioni che spingono i normalisti a cercare altrove, ed in particolare all'estero, un proseguimento del proprio percorso di studio e di ricerca. Anche volendo tralasciare il diverso trattamento economico per un dottorato, particolarmente sbilanciato a favore di qualunque altra importante istituzione fuori dall'Italia, quello che mi ha colpito maggiormente è la diversa considerazione del lavoro di ricerca, dello spirito di integrazione e collaborazione nel gruppo di ricerca, nonché nella grande disponibilità che mi è stata rivolta dalle persone che ho incontrato sulla mia strada. Questa situazione è sicuramente aggravata dalla consapevolezza che, nonostante il livello di preparazione assicurato dalla scuola sia uno dei più elevati e peculiari tra le istituzioni di formazione universitaria presenti in Europa e forse nel mondo, il prestigio della scuola come istituzione per la formazione di eccellenza sia scarsamente diffuso nel mondo accademico fuori dai confini nazionali e soprattutto fuori dall'Europa. Anche per questa istanza la scuola può servirsi della sua più importante risorsa, gli allievi, favorendo una maggiore mobilità durante gli ultimi anni del corso ordinario ed in contesti europei ed internazionali. In conclusione, favorire la costituzione di gruppi di ricerca affiatati, composti da un numero critico di professori, ricercatori e perfezionandi, che, oltre a poter sostenere la competitività internazionale, abbiano un'adeguata rete di collegamenti con altri importanti enti e gruppi di ricerca, può consentire alla normale di offrire anche agli allievi dei corsi di perfezionamento lo stesso salto di qualità che viene già riconosciuto nell'interno panorama nazionale per il corso ordinario. Tutto ciò vuole essere un augurio di una scuola più aperta, di una scuola più efficace. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono passati anni da quando siamo entrati dal portone di Palazzo della Carovana, giovani diplomati scelti fra centinaia di candidati. Per alcuni di noi questa scuola è stata la possibilità di accedere all'università, per molti l'occasione di studiare lontano da casa, per tutti la promessa di una formazione d'eccellenza che non ha uguali in Italia. Credo perciò di interpretare il pensiero di tutti, allievi di lettere e di scienze insieme, nel dire che siamo grati a questa scuola per tutto quello che ha potuto darci e per le possibilità di crescita e di confronto che ci ha offerto. Per colmare, almeno in parte, questo debito di gratitudine, vorrei oggi presentare alcune riflessioni, nate dalla lunga permanenza fra queste mura, che spero possano servire per la normale di domani. Molto ha già detto Andrea, e molte delle sue osservazioni mi trovano d'accordo. Permettetemi quindi di aggiungere qualche altra considerazione sulla classe di lettere in particolare. Molte cose sono cambiate da quando siamo entrati alla scuola normale. Abbiamo visto approvare due statuti, si sono susseguiti due direttori, si sono alternate tre mense. Per la classe di lettere questi anni hanno significato dei mutamenti. Molti dei professori che rendevano la scuola uno dei più illustri atenei italiani sono andati in pensione, altri si sono allontanati per nuove opportunità di lavoro, altri ancora si ritireranno in futuro.
Solo pochi di questi docenti sono stati sostituiti efficacemente grazie all'assunzione di professori a tempo indeterminato da altre università, mentre, nella maggioranza dei casi, si è fatto ricorso a docenti a contratto. Se questa pratica ha portato alcuni vantaggi, come uno svecchiamento della didattica e una maggiore varietà degli argomenti trattati, d'altro canto gli svantaggi non sono stati inferiori. L'assunzione di professori a contratto dell'Università di Pisa ha causato a volte un'omologazione dell'offerta didattica rispetto alla facoltà di lettere, mentre la scelta di docenti esterni ha avuto come conseguenza la mancanza di certezze e di continuità nel rapporto con questi professori, presenti alla scuola per alcuni mesi e poi destinati a tornare all'ateneo di origine. Solo nel corso degli ultimi anni accademici è stata attuata una misura che consentirà di compensare in parte i difetti di questo nuovo sistema, ovvero l'attivazione di corsi autonomi che abbiano come responsabile uno o più ricercatori della scuola. Se però i ricercatori possono fornire una garanzia di continuità e mettere così le proprie competenze a disposizione degli allievi, d'altro canto essi spesso non hanno ancora il prestigio e la rilevanza accademica degli ordinari che sostituiscono. Per questa ragione, pur lodando la decisione di coinvolgere questa categoria, ritengo si debba apprezzare ancora di più il segno che la scuola ha dato quest'anno bandendo un posto per un professore di filologia latina. Benché l'attuale congiuntura economica renda impensabile un proseguimento della politica di assunzione di professori ordinari nella modalità del passato, se la scuola riuscirà a tutelare in questo modo alcuni settori fondamentali, allora essa avrà modo per il futuro di mantenere il proprio alto profilo scientifico in una forma più moderna, senza per questo ridursi ad un istituto dove i professori cambiano ogni anno. In questi anni, però, non sono cambiati solo gli insegnamenti, sono mutate anche le prospettive degli allievi. Non è certo un caso se molti di noi oggi sono di ritorno dall'estero. Se è vero che non è più pensabile, per chi voglia intraprendere una carriera accademica, restare in un solo paese, nel caso italiano la situazione è più complicata. Chi va all'estero, infatti, lo fa sempre più spesso sapendo che avrà più occasioni di far carriera lì che non in Italia, sapendo che tornare sarà ancora più difficile. Queste condizioni, tutt'altro che rosee, sono particolarmente gravose per l'ambito delle lettere, spesso molto più legato al territorio. Se un matematico può svolgere le proprie ricerche ovunque nel mondo, a patto che abbia accesso alle risorse necessarie, uno storico dell'arte dovrà avere accesso alle opere che studia, uno storico dovrà consultare gli archivi di cui necessita, come dovrà fare un filologo con i manoscritti o gli autografi dell'autore di cui si occupa. La scuola fa già molto per lenire gli effetti di questo controproducente esodo con borse di perfezionamento, borse postdottorali e brevi contratti legati a progetti già avviati. Poiché però la situazione a livello nazionale non sembra destinata a cambiare a breve, è bene che essa mantenga e rafforzi i propri legami con le istituzioni del resto del mondo, consolidando e anzi ampliando quella rete di rapporti di scambio di cui molti di noi hanno usufruito durante gli anni del corso ordinario e che costituisce uno dei principali vantaggi offerti da questa istituzione. C'è poi un altro aspetto costitutivo della vita innormale che ha subito negli ultimi anni un ridimensionamento, la vita collegiale. Questa peculiarità della vita alla scuola consiste nella possibilità di usufruire della mensa e di alloggio nei collegi, da una parte permettendo contatti al di fuori delle aule fra studenti di anni e materie diverse e fra docenti e studenti, dall'altra liberando il normalista da ogni preoccupazione per il vitto e l'alloggio. Mentre la scuola cresceva, però, nessuna misura è stata presa per garantire che anche gli alloggi aumentassero in proporzione, secondo una politica immobiliare non sempre lungimirante. Con la chiusura di uno dei collegi 2 anni fa, la situazione si è fatta ben più delicata e oggi buona parte degli studenti dell'ultimo anno gode di un contributo alloggio e si ritrova a vivere al di fuori delle strutture della scuola. Dato che la vita collegiale è una delle caratteristiche che più contribuiscono alla formazione dei normalisti così come sono, spero che essa sia ripristinata prima possibile nella sua forma più piena e che per il futuro non sia nuovamente ridotta ad un aspetto secondario, come è accaduto in questi ultimi anni. Non tutti i cambiamenti, d'altra parte, sono stati negativi. Fra quelli interamente positivi voglio qui menzionare almeno la scelta di procedere alla sostituzione dei professori in congedo, con docenti di alto profilo provenienti anche dall'estero. Essa tiene conto della situazione di difficoltà che si veniva a creare anno per anno e fornisce ormai un'ottima occasione per variare l'offerta didattica della classe. Prima di salutarvi, vorrei infine parlarvi di un ultimo argomento.
alcuni nostri compagni non sono qui con noi a ritirare il diploma. Non mi riferisco a quanti lo ritireranno in futuro o lo hanno già ritirato, ma a quelli che hanno cambiato percorso di studio e non hanno potuto ottemperare ai loro obblighi didattici. Nel mio caso, forse, l'elenco è più lungo che per altri qui presenti e comprende molti compagni che, pur rimasti alla scuola per l'intero quinquennio, non ritireranno il loro diploma. Mi riferisco ai miei compagni di scienze, 6 fisici su 10 in totale, che hanno lasciato la scuola a causa degli esami generali, i cosiddetti generals. Questa prova, anch'essa una novità degli ultimi anni, è ormai tristemente nota per essere una delle principali cause di perdita del posto per gli allievi della classe di scienze. Che gli scienziati mi perdonino questa intrusione in un campo di loro pertinenza. Non sta a me entrare nel merito di valutazioni sull'utilità didattica di questa prova o sui criteri di valutazione che sono stati applicati. Non ne ho, né pretendo di averne la competenza. Tuttavia, molti di quanti hanno perso lo status di normalista per questa ragione sono oggi promettenti dottorandi presso importanti università italiane o estere. E, da profano, mi chiedo se il vero danno sia venuto a loro o invece a una scuola che ha così disconosciuto e continua a disconoscere gli allievi che ha contribuito a formare. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buone feste. Vi ringrazio moltissimo. Naturalmente non penso neppure a una replica a queste alle cose interessantissime che avete detto, soltanto registro alcune sintonie tra le cose che abbiamo detto e che mi fa molto piacere. Non ci eravamo messi d'accordo, credetemi, assolutamente, assolutamente. Darei la parola adesso a Umberto Sampieri. Buongiorno a tutti. Buongiorno al direttore, ai professori, ma soprattutto buongiorno a voi e complimenti. Il direttore ha dato un contributo importante negli ultimi anni all'Associazione Normalisti, aiutandola anche in una fase non troppo fortunata della sua vita, credendoci. E questo ovviamente è per noi una fonte di incoraggiamento a continuare il piccolo lavoro che stiamo cercando di fare. Lo statuto che abbiamo approvato nel 2011 introduce una novità per noi significativa, che spero apprezzerete, e cioè il fatto che Normalisti si è per sempre. E quindi, se voi vorrete dare la vostra adesione formale, questo solo perché non si può associare chi non ha voglia di essere associato, da oggi diventerete per sempre parte di una comunità piccola. Sapete che dalla fondazione della scuola circa 5.000 persone si sono formate qui dentro, e molte di queste ovviamente non ci sono più. Una comunità piccola, ben lontana dai fasti delle alumni delle prestigiose università anglosassoni, però una comunità interessante, di persone accomunate unicamente, direi, dal percorso formativo a cui vi siete riferiti prima, e tranne questo diversissime le une dalle altre, e di persone che hanno portato a frutto quanto appreso qui in modalità molto diverse tra di loro. Certamente una grossa maggioranza si è dedicata, in taluni casi con successi universalmente riconosciuti, alla ricerca e all'insegnamento. Altri hanno scelto percorsi professionali totalmente diversi, ma anche qui in alcuni casi con punte di eccellenza, e fatemene ricordare uno per tutti, il Presidente della Repubblica Ciampi, che qui ha studiato e che è Presidente onorario della nostra associazione. Credo che restare uniti anche dopo
il conseguimento del diploma o del perfezionamento, cioè sentirsi ancora parte della stessa comunità, possa essere anzitutto una cosa bella e in secondo luogo una cosa utile. E l'unico modo che abbiamo per condividere questa utilità è non perdere il contatto tra di noi, restare appunto uniti. Oggi ci sono gli strumenti che lo consentono in maniera abbastanza agevole, scambiandosi le esperienze che via via farete, abbiamo fatto, continueremo a fare nel corso della nostra vita professionale, e saldando in parte il debito di gratitudine a cui ho sentito avete fatto riferimento, e mi fa molto piacere, e ci tornerò dopo, aiutando i normalisti di domani, intanto cercandoli, spargendo il verbo sulla qualità dell'insegnamento che la scuola offre, in modo che il livello degli applicanti sia sempre più alto. E poi cercando di fare quello che noi un po' più senior stiamo cercando di fare nei vostri confronti. Assieme al diploma vi verrà consegnato questo pieghevole che riassume in estrema sintesi le attività dell'associazione e le modalità di partecipazione e di scambio all'interno di essa. Vi voglio solo qui menzionare, visto il momento particolare in cui vi trovate, che in collaborazione con l'ufficio placement della scuola abbiamo organizzato un servizio di mentoring, che vuol dire che alcuni di noi, un numero significativo ormai, è a vostra disposizione per raccontarvi come è andata la nostra vita professionale e, se lo vorrete, per darvi qualche consiglio. Volevo spendere due ultime parole su due sostantivi legati tra di loro, che sono Stato e comunità. Non c'è ombra di dubbio che la normale rappresenta uno dei non frequentissimi, delle non frequentissime felici forme di attuazione della Carta Costituzionale dell'Italia, no? Sia dove fa riferimento al diritto allo studio, sia dove fa riferimento alla promozione delle attività culturali, della ricerca scientifica, eccetera. E non c'è ombra di dubbio che è stato un privilegio essere qui, disponendo sia di un livello di formazione eccellente, sia, come avete ricordato, salvo qualche piccolo incidente, di condizioni logistiche di assoluto privilegio rispetto a tutti gli altri studenti o a buona parte degli studenti del paese. Ecco, quando si riceve qualcosa, poi viene il momento di saldare il conto e di restituire. Ho sentito parlare del nostro paese negli interventi di tutti, e certamente elencandone le difficoltà che ci sono, che sono vecchie, che sono il frutto di tantissimi anni di accumulo e di cose non risolte. Però l'Italia siamo noi, anche noi. E quindi io credo che chi ha avuto il privilegio di formarsi bene debba sentire il piacere di rimettere questo privilegio al servizio anche degli altri. A proposito di generazioni fortunate o sfortunate, è vero che anche la nostra era stata definita sfortunata, la vostra ha una fortuna importante. Il paese sta vivendo un momento di discontinuità vera, anche anagrafica. Io che appartengo a quelli che nella vita professionale ha fatto altro rispetto alla matematica che ha studiato e conosco abbastanza bene il sistema imprenditoriale italiano, vi assicuro che in un momento di profonda trasformazione, appunto anche anagrafica, perché chi aveva 20 anni nei mitici 50s o 60s, adesso, volente o nolente, deve passare la mano.
E non sta bene il sistema imprenditoriale italiano, ha bisogno di talento, ha bisogno di nuove idee, ha bisogno di nuove prassi. E chissà se qualcuno di voi non possa essere tra quelli che contribuiscono. L'ultima parola è comunità. Sicuramente la normale, fin dal meccanismo di selezione degli allievi, è una collezione di individui. Cioè, lo sapete benissimo quanto forte sia l'individualismo tra di noi. Ecco, credo che se, perché no, anche col piccolo aiuto dell'associazione, ci sentissimo sempre di più comunità e comunità eccellente, potremmo fare ancora meglio per noi e per gli altri. Grazie. Grazie anche a Umberto Sempieri per il suo contributo. Ora io faccio per l'ultima volta le mie congratulazioni a voi. Circa metà di voi è ancora alla scuola, in realtà quasi la metà di voi, perché ho menzionato solo gli altri luoghi, ma naturalmente una componente di voi è ancora qui, e circa la metà, e questo io, di nuovo, lo ritengo del tutto fisiologico. Quindi vi faccio le congratulazioni, specialmente a quelli che non li vedrò nei prossimi giorni qui alla scuola, a cui vado di farlo personalmente. Ora procederemo alla consegna dei diplomi, che sempre rischia di diventare un pasticcio, una gazzarra, quindi vediamo se riusciamo a farlo in maniera regolata. La coreografia che abbiamo immaginato prevede che il preside della classe di lettere, il preside della classe di scienze, il professor Ciliberto e il professor Ambrosio vengano qui con un applauso corale per la loro disponibilità. E vi ringrazio. Ora, io me ne vado e mi siedo là. Quindi un nostro allievo con voce particolarmente gradevole leggerà i nomi alternati lettere e scienze. Immagino in ordine alfabetico, in ordine alfabetico. L'interessato e l'interessata sono pregati di alzarsi, causando il minimo di disruption possibile, ritirare il diploma. Quindi riceveranno un enorme diploma, che è il diploma della scuola, la piccola brochure di cui parlava Umberto Sampieri, è una spillina d'argento con il simbolo gentiliano della scuola normale, che tra l'altro indossava il presidente Sampieri poco fa. Alla fine di questo, come sapete, siete tutti invitati per un piccolo rinfresco al primo piano della terza mensa di cui si parlava poco fa. Io vi ringrazio di essere venuti, mi congratulo ancora con voi e diamo inizio a questa complessa cerimonia. Dottor Tommaso Alpina, diploma in discipline filosofiche. Dottor Enzo Bussetti, diploma in fisica. Dottor Federico Andornino, diploma in discipline filologiche e linguistiche moderne. Dottor Andrea Canciani, diploma in informatica.
dottoressa Veronica Andreani, diploma in discipline filologiche e linguistiche moderne. Dottor Paolo Capelli, diploma in scienze biologiche. Dottoressa Alessia Stesiano, diploma in discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Dottoressa Alessandra Caraceni, diploma in matematica. Dottoressa Laura Banella, diploma in discipline filologiche e linguistiche moderne. Dottor Antonio Casini, diploma in scienze biologiche. Dottor Giacomo Bottos, diploma in discipline filosofiche. Dottor Francesco Cavazzani, diploma in matematica. Dottoressa Ida Campeggiani, diploma in discipline filologiche e linguistiche moderne. Dottoressa Maria Colombo, diploma in matematica. Dottor Salvatore Carannante, diploma in discipline filosofiche. Dottor Roberto D'Aluiso, diploma in matematica. Dottoressa Alice Cavinato, diploma in discipline filologiche e linguistiche moderne. Dottor Giuseppe De Vito, diploma in scienze biologiche. Dottoressa Gaia Celli, diploma in discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Dottor Simone Di Marino, diploma in matematica. Dottoressa Carmela Cioffi, diploma in discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Dottor Franco Egidi, diploma in chimica. Dottoressa Emanuela Conversano, diploma in discipline filosofiche. Dottor Alessandro Farace, diploma in fisica. Dottoressa Maria Ferroni, diploma in discipline storico-artistiche.
dottor Michele Felletti, diploma in scienze biologiche. Dottoressa Ilaria Gaspari, diploma in discipline filosofiche. Dottor Alberto Ferrari, diploma in scienze biologiche. Dottor Giuliano Guzzone, diploma in discipline filosofiche. Dottor Andrea Carlo Marini, diploma in fisica. Dottor Giovanni Malpelo, diploma in discipline filosofiche. Dottor Luca Pandolfini, diploma in scienze biologiche. Dottor Giuseppe Marcellino, diploma in discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Dottor Marco Peruzzi, diploma in fisica. Dottoressa Chiara Matarese, diploma in discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Dottor Andrea Petri, diploma in fisica. Dottor Ilario Mosca, diploma in discipline storiche. Dottor Nicola Pierazzo, diploma in matematica. Dottor Domenico Mussolino, diploma in discipline filologiche e linguistiche moderne. Dottor Michele Sasdelli, diploma in fisica. Dottor Osvaldo Ottaviani, diploma in discipline filosofiche. Dottor Dario Trevisan, diploma in matematica. Dottor Manfred Posani Löwenstein Wertheim Rosenberg, diploma in discipline filosofiche. Dottor Emilio Rosamilia, diploma in discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Dottoressa Ilenia Russo, diploma in discipline filosofiche.
Dottor Dario Russo, diploma in discipline filologiche e linguistiche moderne. Dottor Cesare Santus, diploma in discipline storiche. Dottor Luca Serafini, diploma in discipline filosofiche. Dottor Davide Tripodi, diploma in discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Dottoressa Sophie Hélène Wolff, discipline storico-artistiche. Dottor Giovanni Zanotti, diploma in discipline filosofiche. È andata abbastanza bene, direi, molto, molto ordinata, possiamo essere contenti. Questo conclude la cerimonia di consegna dei diplomi. Un grande abbraccio ai nostri allievi, una buona fortuna e buon lavoro per il futuro. Grazie a tutti quanti voi, spero vi fermerete con noi per la colazione e che avrete occasione anche di visitare la scuola e la sua nuova immagine. Grazie ancora a tutti quanti.